quel pomeriggio di un giorno da star. L'idea è chiaramente presa da un pomeriggio di un giorno da cane. Come mai ti è venuta questa idea? Ma perché io sono un amante di quel cinema degli anni 70 che secondo me ha dato il meglio, e questo è un film di Sidney Lumet con Al Pacino, la storia di questi due disgraziati che fanno una rapina. Loro non sapevano cosa sarebbe successo perché è una storia vera, ma sono diventati degli eroi perché in un periodo di contestazione, la rivoluzione, il 68 eccetera, loro attaccavano il capitale, no? La banca che è il simbolo del capitale, e quindi sono diventati degli eroi. In questo caso noi l'abbiamo attualizzato, un imprenditore rovinato da Equitalia, queste cose meravigliose che ci sono in Italia, che io conosco tra l'altro, me le saluto, Equitalia, e è un disastro. E quindi rovinato da questo, dalle tasse, col suo segretario, decidono di irrompere in una banca, non avendo mai preso un'arma in mano, quindi, e da lì succede qualsiasi cosa, ed è molto divertente. Sfioriamo solamente il tema drammatico che c'è dietro, che purtroppo esiste, e lo facciamo con leggerezza e con ironia. C'è un accenno anche a una sorta di critica nei confronti dei mass media, che c'è anche nel film, viene accentuata. Sì, perché nella banca sta facendo un'operazione, si trova per caso una giornalista che vede questi due disgraziati e decide che loro potrebbero diventare lo scoop della sua vita, e quindi vorrà fare di loro due eroi, solo che sono due poveri disgraziati, eccetera. Quindi, però lei adesso non potrei dire un po' di nomi di giornaliste che passerebbero sul corpo di chiunque, ma li lascio al pubblico. Quindi sì, c'è anche una mezza critica ai media. Mezza, insomma, quasi intera, infatti ci sono tante risate sui momenti in cui si gioca sui media. Il pubblico riconosce la propria vita, riconosce la propria sudditanza nei confronti dei mezzi di comunicazione usati in modo spregiudicato. E questa è un'idea che, diciamo, veramente suggerita da Corrado e sviluppata molto bene dall'autore, che in questo momento è uno dei più rappresentati, che evidentemente ha saputo cogliere cosa interessa alla gente, perché, ripeto, ogni volta che c'è un collegamento, poi lo vedrete, c'è quasi un'esplosione del pubblico. Sì, perché ci sono dei collegamenti, cioè il televisore, ci sono dei collegamenti in diretta dalla banca, sì, per far vedere il dramma della rapina, però ecco, con tutti i retroscenari. Esatto, ed è incredibile come mentre già appare l'immagine già cominciano a ridere e alla fine c'è l'applauso quasi liberatorio, è quello che il teatro fa, la catarsi, la liberazione, e qui avviene praticamente ogni fine quadro. E insomma, siamo veramente contenti. Ultimamente, ripeto, dicevamo che sembrava di uscire dallo stadio dopo una vittoria, perché il pubblico è veramente contento. È vero, come diceva giustamente il direttore qui del teatro, è vero che il pubblico ha voglia di ridere perché la nazione è in un momento difficile, però, come dicevamo, è bene che rida in modo intelligente. Beh, ci sembra che questo da noi avvenga, si ride in modo intelligente, poi parliamo della felicità di avere vicino, vabbè, insomma, sai, uno sta qui e dice ah, sono amici, no, è veramente un piacere, perché con Corrado non si può non ridere in modo intelligente, è lì che graffia continuamente con le sue battute, però lo fa in modo liberatorio, quindi. No, ma fa ridere la situazione veramente tanto, e noi ridiamo sulla scena di nascosto, ma ridiamo perché ci sono delle cose veramente, sì, quando nel collegamento dice la giornalista, per esempio, perché questi due uomini sono pronti a tutto, in realtà noi siamo seduti tranquilli, ci guardiamo, ma veramente, quindi è tutto, insomma, il pubblico entra con noi dentro questo gioco, con un finale anche quello che è un omaggio al cinema che io amo, e che però di quello non si può dire niente, no, perché è proprio una sorpresa. Piccoli risvoltini amari, ma proprio molto leggeri, risvolti amari, e poi è divertente perché, come si fa in teatro, ogni tanto nasce un'idea di una, magari di una, come si dice, una digressione, e lì ridiamo, perché poi magari a Corrado gli viene quella battuta in più, a me viene quella battuta in più, e lì naturalmente c'è un sorriso di complicità, come quando si gioca a pallone, si è segnato un gol.